so quando devo fare partire il cronometro. A caso. Via. Allora, amici miei, amici frizzanti della chat, speedrun di Zelda. Dobbiamo fare meglio di 2:04, che è il nostro record. Se facciamo meglio di 2:04, finiamo anche vicino alle 2. Quindi facciamo 12 ore giuste. Se io vado oltre, facciamo più di 12 ore. E questo è un problema. Che io ho detto che faccio 12 ore di stream. Spadella. La spadina, ovviamente, ormai la conoscete. Dai. Allora, tanto vorrei fare l'uscita di qua entro 6 minuti. Cioè, prima di 6 minuti e 20. 6 minuti e 19. Aspetta, che non prendere danni dal tipo già aiuterebbe. Bombe? Niente, nessuna bomba. Ha fatto Zelda, Magic ancora Zelda, solo per te, io sono Paper. So che ti piace. Ok, la polverina non è che serva molto, però in realtà aiuta perché mi fa riguadagnare le vite in alcuni spot. Comunque sono un po' più safe con la polverina e poi un oggetto me lo fa prendere. Pim pim pim, pidi pim pim. Vai. Ok, un altro cuore, comunque... Che voglia di salire per Luca Comics. Dovresti, io sono Pippo. Ragazzi, tutti quelli che saranno a Luca Comics, sappiate che io sarò presente a Luca Comics tutti i giorni, essendo io di Lucca, quindi mi potete trovare tutti i giorni. Se volete incontrarmi, basta scrivermi o guardare i social. Seguitemi sui social, Instagram, Facebook, poi Instagram e Facebook sono i social che uso. Per adesso direi abbastanza standard all'inizio. Sono andato abbastanza bene. Il boss quello l'ho fatto bene. Prima sono preso qualche dannino di troppo, però. Guarda sempre le spalle quando vai live. Io prima o poi uscirò da dietro per fare l'elicottero. Ah, così. Pi. Ma poi che musichette? Non mi stancherò mai delle musichette di Zelda. Mai. Sono troppo belle, dai. Sono troppo, troppo belle. No, a quel punto non potrò più streamare niente, Piper. Questa è la verità. Dai. No, non sono lento. No, 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 sto andando bene, sto andando bene. Via, 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 via. Devo trovare una bomba, eh. Thank you.
una bomba come al solito la devo trovare qua dentro. E ancora non l'ho trovata. E dai, una bombetta! Quel cazzozza! In Boros Draft ci sono due ciccioni a 6. Non lo so, a me non convince molto quella carta lì. Ok, ho fatto meno di 6 minuti e 25 perché la bomba purtroppo mi ha voluto male. Me ne servono altri due? Comunque 6 minuti e 25, buon escape, nonostante abbia dovuto combattere contro più mostri del dovuto. Fungo. Ok. Per adesso fungo e polverina. No, dopo a quel punto si tratta, una volta sotto le due ore, si tratta di farlo sempre, sotto le due ore, a prescindere dal seed. Ho controllato l'albero per vedere se ci fossero per caso bombe. Oh, bravo. Ciao Yaguz! Quello è un cuore. Ok. Quello è un cuore, quindi non lo devo prendere. Posso andare avanti. Posso andare a villaggetto. Ho anche preso le bombe, quindi sono anche più tranquillo. Le bombe le lascio lì, ne ho già 5. Voglio vedere cosa ci provo, Yagut. Io sono carichissimo. Tante bombe. Sono carichissimo. Quindi io sono carico a fare sotto le due ore. Devo trovare un seed un po' buono e... Ho preso anche il fulmine, hai ragione. Hai ragione, Mac. Qua ho preso danno perché... Stavo leggendo la chat. Pipi di pipi di pipi. Comunque, a proposito, ho visto che ci sono speedrun anche di Ocarina of Time randomizzata. Però durano un botto. Sono molto più lunghe. Ok, medaglioni a rotta di collo e via. E money. Non è quanto devi scegliere due. Non è 40 è dura, non è 40 è molto dura. Anche perché poi tanto non sto trovando una ceppa, quindi. Ok, il guanto. Ok.
Nulla di nulla. Nulla di nulla. Non ho neanche trovato la bottiglia. E quindi il bambino non mi dà. Non mi dà l'oggetto. Senti che rilassatezza. Mi rilassa proprio speedrunnare. Trovo una cippa di nulla, eh. Però mi rilassa. Niente. Rilassatezza di che? Bellissima. Senti qua. Senti che musichette. Guarda come cammina bello Zelda. Con quei suoi piedini. Link poi. Zelda. Con i suoi piedini. Ok. Vabbè, sì, ho sbagliato, ho sbagliato. Io me la gioco che c'è un item buono. Lascia stare Bulbasaur. Niente. Io voto per chiamarlo Meteoroid. Ok. Allora, per adesso poca roba, eh. Ho trovato davvero poca roba interessante. Davvero poca poca roba. Perché zero cose per migliorare l'outfit, quindi l'armatura. Armatura o spada. Zero cose per progredire. L'outfit. Il vestiario. Il vestiario. Zelda Link to Chiara Ferragni. Guarda lì, che deficienti. Oh, delle rupie lì. Bene. Però tante frecce, sì. Nuova speedrun, sì, non mi è andata giù quella di oggi. Giulio, non mi è andata giù quella di oggi. Porca. Ok, prendiamo questi 5. Che sono? Rupia! Ah, oh, il martellino. Il cuore. E la bottiglia, quindi possiamo anche tornare dal bambino, eh. Però nel Dycoid non ci possiamo ancora andare. Basta, piccione. Comunque il martello è buono, eh. Martello è un oggetto importantissimo. Cazzo. È anche lontanissimo. Dai! Dai! Ma mi prendono tutti per il culo! 3 minuti persi così. 3 minuti no, ma 1 minuto buono sì. Sembra di essere in Games Done Quick. Wow. Gana bambino, va. Facciamo finta di non aver visto niente.
Vediamo 2 minuti a cazzo. Ho perso 2 minuti a cazzo. Confermo che ho perso 2 minuti a cazzo. Ma non me l'aspettavo così veloce quel granchio terrificante. Non me l'aspettavo. Non posso non prendere quell'oggetto laggiù, ragazzi. Non posso non prenderlo. Qual è il record di speedrun? Il mio record è 2 ore 04. Quanto fanno i quelli PO? Ci mettono 1 ora e mezzo. Pigos, ci potrebbe stare di Typical Newman. Il problema è che lo sta portando Atrix adesso. Io tendo, è una cosa che mi, una cosa che non mi piace, portare giochi che stanno portando altri in generale, per quanto non c'entri nulla, io so che lo sta portando Atrix al momento e quindi io non lo voglio portare. Se magari non moriamo dai granchi stavolta. Ho perso tempo per niente. Perfetto. Sono cose che succedono. No, ma magari poi lo porterò, magari poi lo porterò di Terry Become Human, capito? Però magari dopo, quando non... Qui ci sono delle rupie, ok. Uno che imita... Che poi non sarebbe neanche imita l'altro, perché non sarebbe... Non ci sarebbe niente di male, in realtà. Però... Boh. Non vorrei che poi sembrasse che io copi, cioè non... E quindi piuttosto non lo faccio. Undertale, la serie è fantastica. E Undertale, boh, potrei... Me lo chiedete spesso. È un classicone, e io non l'ho mai giocato. Simone, in base a cosa dico in stragi, dice se il gioco è bello o brutto. Allora, Viking ha la capacità di essere un po' paraculo, di essere, cioè, nel senso, non è che, ma fa bene. No, quello è vero, Pigos. L'ho visto un pochino e... Si infiamma, vai! No, non è vero. Ma gliel'ho anche detto io a Viking. Io a Viking gliele dico tutte. Sta simpatico. Allora, qua dentro ci sono 3 oggetti. Torniamo alle cose serie. Qua dentro ci sono 3 oggetti. È una dote. Sì. Infatti a me... Cioè... Ragazzi, dovete aiutarmi, 3 oggetti qua dentro. Oggetti non del dungeon. E ho appena trovato il compasso, che è un oggetto del dungeon. E so che è una bussola, nonostante io lo chiami compasso. Questo è un oggetto non del dungeon, quindi uno di 3. Poi dove vado? Scusatemi. Il martello non l'ho segnato, nessuno mi ha detto niente, innanzitutto. E non ho preso quello lì? Allora. Segna il martello, grazie. Ok, Fire Rod e martello e 2 su 3.
Ok. Comunque dico che quando raggiungi un livello di intrattenimento alto non importa molto che gioco fai, di solito il gioco è più importante quando hai bisogno di farti conoscere. Quello è vero fino a un certo punto. Ah. Ok, Bicky. Quindi c'è ancora un item che posso andare a prendere. E poi esco. Mi ero un po' perso. No, non mi sono perso al buio, ma per chi mi avete preso? Mai l'ho masterato, eh. Minchia che... Che roba qui. E Fire Rod. Dove cazzo andiamo? Santuari. Questa cosa che chiudeva il canale l'ha detta lui, però è al brutto. No, ma non... Cioè... Notte, Mac! Vado a prendere il fungo e poi... Perché non posso andare nel mondo cattivo, lo sapete? No, no, ma infatti ci vuole... Infatti sono d'accordo, eh. Io sto speedrunnando, vedete? Più scemo di me, cioè più matto di me. Potrei usare le fake pin, eh? Non ho i soldi, però. Se avessi i soldi userei le fake pin. Faccio il brodo col boomerang. E quindi vado via. Torno al villaggio. Vado al villaggio. Ma sì, ma alla fine, ragazzi, ognuno è quello che è. Non è che... Anch'io ho pregi e difetti, questo è normale. Ci sono cose di me che possono piacere, che piacciono, e cose di me che non piacciono. È normale che sia così. Non è importante il gioco per diventare grandi streamer, basta andare a solo. Perché se dovessi morire? Hai pensato all'opzione variety streamer? È anche il motivo per cui sto variando in questo modo qua, eh. Ah, ma allora! Bella questa chiamata sulla pelle, eh. E adesso posso andare nel Darkwood. Bel colpo questa pelle qui. Questa, a prescindere dal fatto che sono un po' indietro, perché la perla l'ho trovata in un posto un po' del ca, è ottimo. Buonasera, Budi Chat. In queste ultime due settimane non ho avuto un minuto libero, ma ora finalmente dovrei riuscire ad esserci più. Tutto bene, novità? Ciao, Eren! Ma sì, tutto bene, tutto bene. Sto cercando di... Ma infatti, sono d'accordo anch'io con quello che dice Ergut. Ma aspettate. Pendant là. Peccato. Ah, ci facciamo gli oggetti del villaggio. E poi fai i moti T. Ah, hai capito. E abbiamo trovato il flauto. È un flauto, non è una cosa. Ragazzi, in questo stream è un flauto. Bravo, Nasker, bravo. Siamo soldi, vero?
Il flauto è un oggetto figo da trovare all'inizio perché ti velocizza anche tanti spostamenti, eh. L'ho giocata benissimo. Ok, non so se andare anche là sotto. Poi tornare in day. Secondo me sì. Potrei anche fare lui. Ma dai! Come faccio a scacciarlo? Non posso scacciarlo, nano! Ma poi... Non posso scacciare il nano! È già la seconda volta effettivamente che lo faccio. E sai che mentre lo facevo avevo qualche dubbio che fosse una boiata? Potrei mai un COD? Beh, allora ti dirò, appena compro il computer, il COD quello nuovo sembra figo. Potrebbe essere adatto a me. Non sarò mai forte, eh. Non sarò mai bravo. Questo è ovvio. Però magari lo porto con... Cioè lo porterei con... mi ci divertirei sicuramente. Oh. Nano. Sei andato al posto. Nano. Non è andato al posto. Dopo due anni si diventa una merda. Vabbè, che se ne frega, lo portiamo una volta sola. Ah, tutto sto casino per delle rupie. Bene. Budi ninja di Code Italiano. Ma fai cagare a COD. Magari, magari ho un'abilità innata su COD che divento fortissimo. Che ne sapete voi? Non è che se gioco le cartine allora... Per forza faccio schifo. TT. Magari Buddy intende COD the Card Game. Ah, su Fortnite alla fine ero diventato quasi decente. Ero. Poi ho smesso e sono tornato a essere una pippa. Però ero diventato quasi decente. Su Zelda ormai sono diventato COD the Gathering. Ci sono diventato il vostro punto di riferimento. Il punto internazionale. Il punto di riferimento degli speedrunner italiani sono. I riflessi non sono il tuo fate di una certa età. Capito? Mi ha dato anche del vecchio, capito? Che storia. Oh, quattro oggetti qua, gente! Tenete conto che uno l'ho appena trovato. Uno di quattro, forza! Uno di quattro. Qualcuno scrive in chat uno di quattro, perché sennò io mi scordo. Bravi. Sempre uno di quattro, le chiavi non contano. Sempre uno di quattro, le chiavi non contano. Teota, quanta poca vita ho. Questo dungeon senza maglie è un casino.
Samaglia con spada all'1. Cioè, Samaglia con spada all'1 è un problema. Speravo ci fosse un cuoricino lì. Cateota. Sono cose che accadono anche ai migliori. Sono cose che accadono anche ai migliori. So che era nell'aria, so che era nell'aria. Ma tanto doveva accadere a un certo punto che prima o poi morissi, perché altrimenti poi vi abituate male. Dove cazzo sta andando? Da buono tu. Spararmi. E poi cazzozza. Hai mai pensato di diventare un server al contrario? Solo webcam e niente voce? Alla fine perderemo solo 20 lettere. Un server al contrario. Che culo. Mi piace il server al contrario comunque. Bella idea. Ma com'è che prendo sempre danno lì? Posso essere una pippa. È una node edge o una speedrun? Senti, guardate quanto ci metto ad ammazzare quei cose. Non li ammazzo più. Per me lì rimangono. Ma quanti colpi? Oggetto! Quanto eravamo? Aggiungete uno? Questo è un oggetto, mi sa che siamo a 2 di 4. Una no speedia. Ah dai, sto qui, io ero passato e mai. Io li ero passato. C'erano quelli lì, i draghetti lì, quelli lì che sputano fuoco, che non ti cagano. Cioè fanno per il loro percorso, non ti cagano di pezza. Sempre 2 di 4. Ok, gli ultimi due sono dalla bosca e di là. Dal boss. Retino, proprio ciò che volevo. Sappiate che il boss, ragazzi, sarà molto difficile. Io vi avverto che senza cape il boss è duro. È un boss assai difficile.
e ti ti fatto. Ora, vado un attimo qua sotto, prendo l'oggetto del questo qua. Non so se fai Miss Cool Woods. Me ne va, la lascio lì il cuore di osso. Poi prendo questo, faccio il gioco della pala. Nonostante io abbia il coso che mi segue, posso farlo, vero? Basta che lo droppo qua. Ci rimarrà. Ma no, neanche se è qui. Vabbè, lo lascio lì dov'è. Lo lascio lì dov'è. Oh, ok, prendiamo questo oggetto. Oh, poi prendiamo questo oggetto. Lasciali un attimo. Tre bombe. Niente. Lo ripiglio. No, qua ok, va bene, sì. Piripipiripi. Ricordatevi il gioco della pala, eh. Se mi mancherà un oggetto sarà sicuramente al gioco della pala, ne sono certo. Sono certo al 100%. E... no, andiamo di qua. Ciao Vikings! Fa di bello Viking. È arrivato un host di Viking? Perché non è partito l'Aleat? Ciao Viking! Viking, stiamo riprovando. Sembra iniziata meglio questa oggi. Ieri prima abbiamo fatto schifo. Ma... perché non hai partito l'Aleat? Non hai fatto triggerare l'Aleat, Viking. Vikingius. E sappiate che finisco prima delle 2 ore. Cioè prima delle 2. Ho messo la bomba malissimo. Prima delle 2 solo se faccio meno di 2 ore di speedrun. Devo fare le fake pinne visto che ho anche i soldi di là. Quasi quasi. Quasi quasi fake pinno. Ti ha dissato fino a poco fa. Spammate criceti e budini insieme, guardate che belli che sono. Ovvio, io disso sempre Viking, ragazzi, se no si adagia sugli allori. Ma la spada livello 3 è buona. Fake pinne. Vado di fake pinne. Se riesco a farle le fake pin.
E dai, cazzozza. Ah, là. Infatti. Allora, non prendiamo l'oggetto sopra, prendo solo quello delle fake pinne e Zoya, se riesco a entrare. Non colpirmi, che sennò muoio. Che soddisfazione. Se mi colpisce muoio. Perché il problema delle fake pin è che se ti colpiscono durante le fake pin muori. Vieni one shottato. Quindi insomma bisogna stare un po' attenti. Oh la la, Abemus e Ampinus. Sta una buona idea usare le fake pinne. E Ampinus spada livello 3 può andare a Noid. Lì cosa c'è? Un cuore, ok. Paghiamo Zoya, facciamoci scammare da Zoya. E via. Abbiamo Rampino e spada livello 3 da segnare. Lui mi ha dato 500 soldi per 20 soldi in cambio, grazie. Non piace. Ho sbagliato a fare save and quit. C'ho il coso. Allora, già che ci sono, prendo gli oggetti qua sotto intanto. Che ce ne tre rapidi rapidi da prendere. Me li prendo subito. Intanto cerco se va bene il medaglione di MM. C'è il bombos che ho, quindi in realtà quello può andare bene. Cerco qua dentro che oggetti ci sono. Cuoricello e 300 rupie. Veramente. Belli. Belli. Utili, soprattutto. E poi prendiamo anche questo, già che ci siamo. Piripi. Al pelo. Pinne! E io che ne so cosa devo muovere. Le pinne! Very good. Okay. Andiamo dal vecchio, va! Poi tra parentesi, qui cosa devo prendere? Cristallo di là anche. Ma noi randomizzato quanto è il gioco? Il gioco noi randomizzato è... non mi ricordo. Oh. 1,20, 1,10, insomma, una roba del genere. Ok. 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 Ormai al buio sono un campione. Al buio sono diventato un campione. Vai, nonnetto, cosa mi dai di bello? Aha. Delle bombe. Entro perché mi curo, grazie. Ok. Possiamo andare alla torre adesso? E poi fai tutto il giretto di... tutto il giretto qui che sono un pacco di oggetti, eh. Sulle montagne si trovano una marea di oggetti. Ma proprio una marea. Qua sopra c'è una rupia, quindi nulla.
Qui c'è 50 EUP, quindi nulla. Ora andiamo alla torre e ce la facciamo, perché dobbiamo farla. Dobbiamo farci la torre per forza. È un dungeon che va fatto. Dungeon abbastanza semplice, è questo. Big Key. Qua dentro, ragazzi, ci sono due oggetti non del dungeon. Tower of Era. Due oggetti non del dungeon. Lo ricordate? Uno è questo qui. Delle ottime rupie. Quindi uno di due. Bravo Ergot, così mi piaci, sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. Una chiave. So se cercare quell'item lì. Vabbè, lo cerchiamo, va. Lo cerco perché non si sa mai. Ok. Sempre uno di due, quindi o ce l'ha il boss o ce l'ha il bastardo là sotto. Che non posso prendere se non ho una fonte di calore, però. Fonte di calore che però ho, perché ho il fire rod adesso. Pam pam. Easy. Masterato. Non mi dai una chiave. Bravo. Si non devo andare di sotto. Tower of Era fatto. Oggetto, oggetto presi. E basta. Pinne le devo segnare. Grazie che mi avete ricordato di segnare le pinne. Siete sempre bravi. Masterato. Masterato. Ora andiamo di qua. Prendiamo gli oggetti qua sotto. Navigazione del menu ancora la devo mettere in... Devo masterarla meglio, eh. Ora prendo questo oggetto pallosissimo da prendere senza stivali. Però va fatto. Non è che si può fare molto. Un po' palloso, lungo. Si sta per anche per avvicinare il primo bomb jump della run, eh? Ebbene sì. So che lo aspettavate in molti, ma il primo bomb jump della run sta per arrivare. Pipipidibi. Ok. Prendiamo questi due. Che sono un cuoricino e un altro cuoricino. Poi prendiamo gli oggetti sopra e poi si bomb jumpa come piace a voi. Che ormai ho masterato anche il bomb jump, eh? Minghia, quante monete. Oh, un cuoricello e altre monete. Wow, soldi.
Easy. Fammi capire, a me mi viene un pergoglioni da qui forza puti. Beh, ha bisogno di... Bravo, bravo, Ergot, così si fa. Lì c'è una moneta, c'è una rupia, quindi ci importa il giusto. E andiamo a vedere qua. E poi Budino ha fatto l'audio. No, no, diglielo, Ergot, ricordaglielo. Ricordaglielo. Ok, qua ci vuole il fulmine. Potevo aprirlo effettivamente? Ho sbagliato, avrei dovuto aprire Territory Rock già adesso. Ora andiamo in Hookshot Cave, prendiamo gli oggetti qua. Mamma mia i soldi che mi sono fatto andando qui. Totalmente inutile. Totalmente inutile. Quando avrai il PC ti regalo e ti piacerebbe giocare. Ori è uno dei giochi che vorrei provare. Vorrei giocare. È uno di quei giochi che mi hanno detto essere un capolavoro e io non ho mai visto negli stream apposta perché voglio giocarlo un giorno. Ok, ho preso altri oggetti. Boh, non mi sembra. Lo so, Viking. So benissimo che si può speedrunnare, Ori. Ed è un altro motivo per cui sono interessato. Vedete quante ne sa, però, il signor Viking. Ne sa, eh. Perché ci sono anche delle belle speedrun di Ori. Ma io ho anche le pinne. Non scordiamoci con le pinne. Posso anche andare a Rispalas. No, a Rispalas non ci vado, visto che non lo devo fare. Ok, Swamp Palace, ragazzi. Allora, Swamp Palace ci sono la bellezza di 5 oggetti, o 6 addirittura. Di cui 2 sono pallosissimi. Sono 6 gli oggetti a Swamp Palace. Ma qui vogliamo un oil per Halloween. Ma gli oil mi fanno schifo. Poi ma perché io mi devo cagare quando gioco? Perché non capisco. Io capisco essere in tensione, tutto tese, giocare la te. Ma cagarmi proprio no. No, 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 no. La scarica di adrenalina. Non ho ancora lo scudo. Allora, 6 oggetti, e uno potrebbe essere qui, ed effettivamente uno è qui, quindi ne mancano 5, uno di 6. Scrivete. Vuti che spinteana non è un oro. Mamma mia, solo insulti, solo insulti. E perché ci piace vederti soffrire? Lo so che è quella la cosa. Ma io soffro anche speedrunnando Zelda quando failo, eh. Guardati, che cosa ho messo la polverina per usare invece del martello. Bravo Pippolo, bravo Pippolo. Sul pezzo così, uno di 6. Questa voce sei fortissimo e super bello. Pazzesco. Pazzesco. Bidi 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 bidi. La mancanza di stivali ovviamente un po' rallenta il tutto, eh.
Però non, non sono necessari per fare una run super veloce. Certo, aiutano. Due. Due di sei, eh? Ragazzi. Bravo, Gray, bravo. Li voglio sempre sul pezzo. Io non capisco come facciano i peo qua. Ah. Perché loro lo pigliano il coso, io non ce la faccio. Ho tre cuori. Tre cuori non sono mica tanti, eh. Vorrei dire. Non è che proprio sto un fiorellino con tre cuori. Allora, due li trovo qua, però. Se magari smetto di prendere danno come un coglione, tipo qui, è meglio. Ui, il signore Arco! Siamo a 3 di 6, abbiamo trovato il signore Arco. Ma porca zozza. 4 di 6. 4 di 6 col mezzo magic, che non è neanche male. Quindi sicuramente buono. Quattro. E dai, ragazzo. Sono scarso. Ah. Vediamo cos'è. Stivali, 5 di 6. No, non completo, eh. È un oggetto troppo culo. Per un oggetto troppo culo. Quindi penso di andare a questo punto a POD. Ma sono le frecce d'argento e vabbè, ci torno dopo. A mezza mano è il boomerang, ecco, vedi che c'è qualcosa. Mi pare che io possa prendere la bombona. Infatti. Non mi sbagliavo. Bombona e poi vado a Palace of Darkness. Non posso correre, eh. Finché ho la bomba dietro il culo non posso andare di questo. Facciamo la super bomba e poi Palace of Darkness direi che si può fare. E via. Mi manca la lampada ancora. Palace of Darkness c'è un posto con la lampada, mi sa. È un po' tignoso, eh sì, c'è. C'è un posto un po' cazzuto. Che senza la lampada mi vengono le palpitazioni, però si fa. Il gioco della palla, lo so, c'è il gioco della palla e questo coso qua sotto che faccio.
Potrei anche farmi il cimitero, onestamente. Non so se posso buttarmi da qua. No? Questo non l'ho fatto. Potrei fare anche il cimitero e catfish prima di andare a POD, eh. Potrebbe essere una scelta saggia. Fare il cimitero e catfish perché sono nella zona. Li va. Ok. Pipipidipi. $50. $50 gustosi soldi. Poi. Attento che è solo un cuore. Bombeli. Perfetto. Super World questo giro, eh. Per adesso Super World. Favoloso. What? Pazzito. Prendo questo e poi andiamo al catfish e poi torniamo indietro. Devo segnare il mezzo mana. Ogni tanto mi impazzisce. Non gli va bene dove mi teleporto dietro. Pipi. Il fungo l'ho fatto, vero? Sì, il fungo l'ho fatto. Ok. Prendiamo pesce gatto. Dove è la lampada? Lampada me la dai? Allora, non è stato tutto a vuoto. È stato a vuoto questo viaggio. Il mio problema di Palace of Darkness è farlo al buio. La magia. Ah, la magia.
Perché essendo Palace of Darkness, farlo al buio non sarà facile. Lo dice il nome. Comunque, intanto apriamolo. Pidin. Allora, boomerang e mezza magia devo segnare. Posso anche andare nel deserto in realtà, ora che ci penso. Posso andare anche nel deserto. Ed è una cosa da non dimenticare, sì, il deserto. Ok, ora posso fare anche MM con questo. E la, sempre il... la lampada. Allora, a POD ci sono 5 oggetti. Quindi questo è uno di 5. Segnate. Segnate uno di 5, bravi. Dai, toglietevi. Sa che è cielo che sono. Oppa la lai. Bombe. E qui chiave. Bombe, quindi siamo a 2 di 5, ragazzi, bravo. Bravo Herbert, che uomo. Che uomo pazzesco. Sempre sul pezzo. Niente, sempre 2 di 5. Questa è un'altra chiave, no? Quindi siamo sempre 2 di 5. Alla mia età posso aiutare i giovani a vivere meglio. Oh. Quanta amarezza in queste parole. E un'altra chiave. Sappiate che sto per andare al buio. Occhio che di solito fa le cose. Chi fa il gentile chiede le cose zozze in privato. Me l'ho doggiato. 6 di 5. Grande chiave e chiavina. Mo' stanza buia, io non so se
Ci sono delle torce. Non mi ricordo. Però se non ci sono delle torce qua, non vuoi dare. Chissà dove cazzo sono. Non ho proprio la più pallida idea io dove sono. No, via, è impossibile. Cioè, il dungeon lo posso finire? E lo finirò. Cioè, lo posso finire. Lo posso finire più o meno. C'è sempre una zona buia da fare. Però ci si prova. Allora, di 5. Se lo riuscissi a finire anche senza prendere gli ultimi due oggetti non sarebbe male. Il problema è che questa non è una cosa che devo fare al buio. Oh yeah. Sono arrivato al boss, eh. Ok. Io di fatto oggetti 4 di 5. Questo che oggetto era? Oggetti 4 di 5, ne dovrebbe mancare uno. Il cane l'ho preso. Là non posso andare, però posso andare là e là. Ok.
No, no, que salió, sí, ok. Allora, andrò al Desert Palace a sto punto. Già che posso farlo. Aspettate, prima prendo quell'oggetto lì, va. Che ho ritardato finora. Sa mai che è una lampada. Bene. Non era niente. Già che c'ero, ci sono passato. Ok, Desert Palace, via! Ok. Chiavetta piccola quindi adesso. Desert Palace ci sono la bellezza di due oggetti, eh. Il primo ovviamente è un oggetto non del dungeon, perché è una chiave. Ok, il primo oggetto è quello lì ed è una schifezza. Quindi ne manca uno, ma tanto io il dungeon lo devo finire, quindi. Big key. Prendiamo in dei. Uno di due schifezza. Vabbè. Vediamo cosa c'è qua che si prende con gli stivali. Il compasso lo lasciamo anche lì. Vediamo cosa c'è qua dentro. La mappa. L'ultimo oggetto. Ce l'ha il boss. Poi qua a sinistra non ci sono andato, eh. Cioè non l'ho cercato, quindi lo devo cercare. Ok. Via. Questo va bene. Poi si scende. 19 tra i cristalli fatti. Non sta andando male, ragazzi, eh. Poi dopo andrò a Turtle Rock, mi sa, sapete? Mi sa proprio che andrò a Turtle Rock dopo questo. Come
non riesco mai a colpire con le frecce subito. Desert Palace, lo sei fatto? Ma io nell'Eastern Palace ci sono stato. No, io mi chiedevo se l'avevo finito. Secondo me sì. Cioè gli oggetti li ho presi. Oppure no? Non mi ricordo, poi cazzozza. Desert è quello che... l'Eastern è quello dove c'è il nonnetto sulla destra. Ci siamo andati? Noi ci siamo stati. Non ho finito il dungeon, ma ci siamo stati. O mi sbaglio con l'altra run. Sì, ci siamo stati, dai. Ma porca di quella puttana, ogni volta mi bloccano quei cosi. Sono i mostri più odiati dagli speedrunner a quelli lì, eh. Pure Woody dopo i 30 comincia a perdere qualche cosa. Io posso fare. Ah no, a me mi serve la lampada. Sono boy dead. A me senza lampada, ragazzi, è un parto. Fidatevi. C'è un posto che non ho la più pallida idea. Ok, comunque, tanto rock, oggetti. La bellezza di 5. Siete pronti? Non lo posso finire Tartar Rock comunque. L'ho scoperto adesso. Cateota, ma si può? Freccia è uno di Title Rock. Se ne ho doggiati tutti. Uno di 5, uno di 5. Siamo uno di 5. Sempre uno di 5. Volevo il take del proprio, ma poi non riesco a uccidere quello schifetto.
Se io trovassi l'Iceod qua dentro, sarebbe proprio... Ah, pazzesco! Avete presente il Kraigasm? Trovare l'Iceod dentro il proprio dungeon. Sarebbe proprio favoloso. Grande chiave. Ok. Dai che troviamo l'Iceod qua dentro, su. Iceod e lampada. Perché ormai sono gli ultimi oggetti che mi mancano per finire. Ok. Andiamo qua. Questo non conta, eh. Ora torniamo a Tetto Rock e finiamo di prendere gli oggetti. Poi se il boss non lo uccidiamo, non è che possiamo farci molto. Quanto siamo? 1 di 5. Mancano ancora 4 oggetti qua dentro. Era blu. 2 di 5. Oh cazzo. Cazzo. Non ho idea. Serve la fottuta lampada. Fatto il labirinto al buio. Catenata che peo. Certo, con un po' di fatica. Però ho fatto il labirinto al buio. Thank you.
Se, quando tu... Qua c'è questo piccolo problema che sti raggi della muerte ti fanno cadere. E muori anche. Però il fatto che muori non è un problema, ma... È più che altro... Perché tanto eri butto lì. Dai, dimmi che è l'ultimo oggetto è quello lì che dico io. Dove cazzo vado? Ok, io posso andare in diversi posti. Ciao Simo! MM anche. Posso andare MM che però senza torcia. Quanto è importante la torcia in sto fottuto gioco? Poi MM, ti ha detto gli occhi? Scusate. Lo ricordo niente. Non ne ho segnato uno. Porca teota. Non mi dite che ho 5 cristalli, non 6. Non 4. MM, ci sono due oggetti. MM, ci sono due oggetti, cerco la torcia e l'ice rod per finire. Tantissimo. Torcia e ice rod. Torcia prima o poi la devo trovare. Io lo so che alla fine è nel gioco della pala. Che io poi mi so, che l'ho lasciato e me lo ricordo che l'ho lasciato io il gioco della pala. Come non dimenticare il gioco della pala. Allora. Cioè, sì. Una cosa la dojo, tutte no. Allora. MM. Ha due oggetti un po' complicatini. Dove cazzo sei pala? C'è un torcia. Ok. Adesso niente, solo chiavi. Solo chiavi. No, ho sbagliato. Non ho neanche mana. Anche una chiave bloccata dal fatto che non ho mana. Big key. Piccola sì. Delle bombe. Mana?
Poco, troppo poco mana. C'è quel passaggio buio che è troppo un problema. Lì ci devo andare, ma mi serve il mana. Non è che me lo dai tu. Non è che me lo dai tu. No, Uepa. Tutto sto casino per la mappa. Ultimo jet. Ultimo oggetto conosciuto. Poi c'è solo il boss a cui però io non riesco ad andare senza... al buio. Sembra, no? Sì. La spada livello 4, capito? Lampade Ice Rod tantissimo. E posso andare nei dungeon che non ho fatto, molto semplicemente. Cosa che adesso farò, evidentemente. Faccio il gioco della palla prima, così mi do delle mazzate sulle balle da solo prima, una volta che l'ho fatto. Attenzione! E te pareva! Te pareva! La verità è che comunque mi serve... mi serve l'Ice Rod, L'Ice Rod mi serve. E finché non trovo l'Ice Rod, comunque non posso finire. Perché posso finire questo dungeon, ma non MM. Non Title Rock. Thank you.
Ok. Ok. Qua ho preso tutto, quindi in realtà devo solo andare dal boss direttamente, non... non devo prendere nulla. Non preso neanche uno scudo. In tutta la run. Quante ho spade e zero scudi. Meglio così, eh. Il cazzozzo. Mi ha spinto lui, non è stata colpa mia. Si è triggerata la cosa. Dov'è? Dovrei triggerarlo, mi sa. Okay. Hai visto? Ho preso anche le fatina. Sto guardando, è la speedrun di TP. Cos'è TP? Twilight Princess? Col boomerang non ci faccio una fava. Nice odd! Adesso! Dove sei, Nice odd? Dove sei? No, va da School Woods o Ice Palace. School Woods ha comunque due ceste. Ice Palace ne ha tre. Ma è l'anno in cui potevo evitarmelo. Ice Palace. Dico il cazzo, prima vado da School Woods che è più semplice. Cimitero hai fatto, sì. Non ho fatto il cape, ma non ho il cape. Pipi, due oggetti qua, eh. Ricordo che non va finito. Ok. Quello cos'era? Perché io mi perdo quando prendo gli oggetti? Rupie erano. Rupie si chiamano. Rupie are good. Ok. Beh, adesso nulla. Ma sono verdi? Non sono le verdi, sono tutte rupie. Semplicemente le rosse sono 20 rupie. Rupia è la valuta. Thank you.
Ovviamente col Cats che lo trovo subito il secondo oggetto. Devo farmi tutto il dungeon. Tutto me lo devo fare. Tutto quanto. Non mi colpi. Vieni! Manca il mantello libero, non me ne importa il mantello del libero, cioè. Non mi servono mai per finire il gioco. Per niente. Me ne faccio niente per finire il gioco. Parapam. Pam pam. Ok. Ok. Ricordiamo i due minuti persi prima. Quali? Dov'è che ho perso i due minuti? I minuti li ho persi andando a Tartory Rock prima. E lì sì che ho perso del tempo. Purtroppo però non è che potessi farci molto. E poi i minuti li ho persi in generale quando non ho fatto il gioco della pala. Lì sì che ne ho persi. Per quanto io me la sia cavata bene, poi in realtà me la sono cavata anche bene. Sta scaletta, hai intenzione di farla quando scendi sotto l'ora? Quale scaletta? Tanto sono le 2:10, ragazzi, io vi ricordo che sono più di 12 ore che sono live. Così, eh? Io la butto lì. Non è che 12 ore è più, eh? Ho 4 cuori. Prima di non morire come dei bischeri qui. Magari. Ok. Qua c'è tutto aperto. Hai pozze? Ok. Sbagliato. Tendo la scaletta delle cose da fare. No, la scritta delle cose da fare non ce l'ho.
Vedi che ho colpito due volte quello scemo e non mi ha triggerato l'affare. Ho fatto la giocata pussy comunque usando... usando il coso, eh. No, riusciamo a morire, questo no! 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 Che pippa! Che pippa! Cazzo! Deficiente! Quello si fa senza perdere neanche una vita. Guarda quanto è difficile questo mostro. Porca teota. Guardate quanto è difficile. Dannazione. Ok, via. Finiamo. Su. Comunque non è un brutto tempo. 1.54, entriamo adesso nel Ganon Tower. Non va male. Non va malissimo, dai. Pam 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 pam. Sotto di lui non riesci per un buon tempo. Sotto di lui non riesco mai. Poi dipende, magari la chiave la trovo subito. Faccio tutto bene. E sapete com'è qua? Dipende tanto da quando trovo la chiave. Ah, da uno scudo.
Una. No. Grande chiave. No. Grande chiave. No. Grande chiave. No. E allora andiamo a sinistra. Grande chiave? No. Quante ceste? Per la grande chiave. Nulla. Nulla. Eccola. Via. Via, 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 via. Si va velocissimi. Ottimo, ottimo, ottimo. Bella questa stanza. Mi ha dato anche le vite, non si sa mai. Ottimo. Buonissima anche questa. Ottima anche questa. Dove cazzo vai? Ma la smetti? Vabbè, questa è stata una merda. Vabbè, due tutte buone prima di Roya. Che le frecce? Vabbè, ne ho 15. Diciannove bastano. Puoi farcela, difficile che io ce la faccia. Perché? Troppo veloce. Ok. Non ce la faccio, però ci vado molto vicino. Porca puttana. Thank you.
Fortuna alla fine. Ok. Salve Johnny. Quasi doppie. Good cats. Saltato Isaac alla fine, Cesare. Sì, alla fine saltato Isaac. 2.04 e 28 secondi, non ce la faccio. Porco! Tanto bisogna vedere quante volte ci metto a fare il porco. Primo tentativo? L'abbiamo masterato? PB personal best. Come cazzo? Ma da dove? Ma dai! Ma non è vero che mi ha preso! No, mi ha preso un focherello, eh! Ha preso un focherello di quel del colpo di prima. Ha fatto un altro giro e
yeah! Doppio colpo. E alla fine. 2 minuti, 2 ore, 7 minuti e 45 secondi.